Beh, c'è dappertutto la fibrillazione, quando in un giorno solo ne arrivano 6.000, voglio dire tutta l'Italia in fibrillazione, ecco. Questo è un grosso problema. Io mi auguro che i passi avanti che si stanno facendo in Europa ci diano qualche aiuto, ecco. Mi preoccupa la posizione francese, no? Mi preoccupa perché non è... voglio dire, noi col cervello distinguiamo fra i rifugiati per motivi politici o quelli che vengono qui per motivi di fame, diciamo così. Però voi pensate come, cioè io ho visto come vanno in pratica le cose, no? Uno che fugge, mettiamo per motivi politici, poi rimane, oppure per motivi anche di reddito basso, di fame, rimane in un campo profughi per 2 o 3 anni, poi viene qui. Ma come facciamo a distinguere come rifugiato, no? Qui occorre veramente un'operazione di ampio respiro, no? E credo che la Germania sia abbastanza orientata a farla. Le dichiarazioni di ieri di Macron mi pongono un punto interrogativo, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Ecco. Ma certamente 6.000 al giorno l'Italia non basta, insomma, non può bastare. I professori Prodiani hanno fatto un documento.